La mia casa, Bertani, se non ti viene il mal di cuore, è questa. C'era la volta sotto, le stalle, le cascine. I mulattieri sono diventati vecchi perché i nonni, mio papà, i miei zii, i miei cugini, tutti i mulattieri. Era un lavoro duro, però era il suo lavoro. Poi sono andati, allora, nipoti di mio padre, in Brasile, Canada, America, Inghilterra e Parigi. Sono andati all'estero, insomma. Sì, sì, sì. Ma questa è ancora la sua proprietà allora? Diciamo. Sì, insieme alle mie due sorelle, che siamo noi più due ormai, la prima era morta, poverina. Quindi avete anche dei terreni? Sì, oltre i boschi, i terreni, i boschi, tutti li abbiamo ancora. Quindi non c'è nessuna speranza di recuperarlo questo posto, possibile? A me farebbe male il cuore a vendere. Però io non so se ci verrò mai più. Come oggi, sì, ho preso l'occasione che c'erano tutti loro, sì, processione per le cappellette, ma fa male il cuore. Bertani, se lei andasse a Compiano, o Giovannina Ceresito, che trovasse dove è nato, la sua vita così. Sarebbe triste, pensarci, è veramente triste. Che noi siamo andati su il 6 dicembre 78, gli ultimi a chiudere il paese. Però ci venivo sempre, Sì, io ci venivo sempre io. Non avevo paura di niente, di nessuno. Adesso sono solo. Ma in quanti eravate, Bruno, quando eravate di Scapini, di abitanti? Ma quanto era un paese grosso, Sì, 12 mi ricordo io. 12? Ma i vecchi, vabbè. 12 famiglie? Sì. E che sia stato per... E non avevate la luce? Sì, la luce, sì. La luce è stato forse il primo paese qua. Sì, la luce è sempre stata. L'acqua il Toncina, ci hanno fatto l'acquedotto, ci hanno messo la luce, te l'ho detto, la luce pubblica. No, ci hanno aiutato sia il comune di Compiano e sia la SNAM. Sì, ci hanno aiutato, ci hanno preso proprio, ci volevano bene, insomma. Erano tempi duri. Qui che c'è sta le cascine, Bertani. Sì, e non sono ancora venute i Scapini con i miei cani, Bertani, perché ho paura.